nel paese accanto a noi, Trezzano Rosa, c'è 2 chilometri, che è di rito romano, l'avvento comincerà fra 2 settimane. Noi di rito ambrosiano comincia 2 settimane prima, perché la Chiesa vuole metterci dentro il cuore il significato dell'avvento e ce lo ripete: Gesù viene. Stamattina mi faceva un po' impressione venire qui in macchina, attraversare il nostro paese non grande e vederlo tutto addormentato. Pensavo a voi che vi avrei trovato qui in chiesa e dicevo: beh, alla grandissima parte della gente non gli interessa che sia l'avvento, non gli interessa che comincia l'anno liturgico nel quale in 52 settimane parleremo di Gesù presentato, diciamo così, nei vari aspetti, presentato a tappe. Alla gente non gli interessa. E se guardiamo la televisione, io sento più i giornali radio che la televisione, ormai non sono neanche più impressionato dal sentire la grande quantità di pubblicità di cibi per gatti e per cani. Ma che se uno venisse da altrove e ascoltasse questi notiziari direbbe: ma gli italiani hanno attenzione, non so, agli orfani, agli immigrati, ai bambini, ai cani, ai gatti, sì, anzi, gli preparano dei cibi che si prendono cura anche del loro stomaco. È impressionante. Cosa voglio dire, amici? Voglio dire che voi avete fatto fatica a venire presto a messa, ma siete fortunati, perché prendete in esame ciò che vale della vita. E cioè che abbiamo alle spalle un altro anno, è passato un anno, ma ci aspetta un anno in meno per andare in paradiso. Ma cosa dici? No, un anno in meno per andare in paradiso, perché tu ci vuoi arrivare. Oh, guardate che ci arriveremo tutti, A me non dispiacerebbe, perché io della mia vita ho fatto scegliere Gesù e non mi spiacerebbe andare a incontrarlo e guardarlo in faccia e vedere quanto è bella sua madre. Ma anche quelli di voi che sono più giovani e dicono: no, noi non ragioniamo come te, che ormai sei vecchio, noi abbiamo ancora tutta la vita davanti. Sì, amici, ve lo auguro, perché lo sa Dio se abbiamo tutta la vita che ci sta davanti. La liturgia ci ricorda in questo avvento in diversi modi che Dio viene. Oggi ci presenta: verrà la fine del mondo, e noi sappiamo che la fine del mondo è quando noi moriremo, perché quella sarà la fine del mio mondo. Il sole sorgerà ancora per voi, ma non per me. Incontrerò il volto di Dio, è la fine di questo mondo, no? Un'altra domenica la liturgia ci presenterà Gesù che viene attraverso dei testimoni, Giovanni Battista, o l'ultima domenica prima di Natale, la Madonna stessa. Dio viene e ce lo declina in tante maniere. Ecco, il vostro essere venuti a messa con buona volontà in questa prima domenica d'Avvento è un beneficio che Dio dà a voi e ti dice: qualsiasi possa essere la tua età, che ti stiano davanti ancora 100 anni prima di arrivare, no, un po' di meno, prima di arrivare in paradiso, però ricordati che io vengo sempre. E concludo con una battuta che però io non ho vergogna di fare anche ai miei amici. Che un sacerdote deve parlare seriamente, chiaramente,
Se vale per lui, vale anche per la sua gente. Quante volte mi dicono, Sadon prega, c'ho il marito in ospedale, o c'ho la suocera, o sono gravi, devo... Quanti messaggi anche su WhatsApp da tutta Italia mi arrivano, preghi perché devo fare un'operazione importante, c'è il rischio la vita. Io prometto a tutti preghiere. E dico, poi mi avvisi quando l'hai scampata. E allora magari mi rispondono, no? Dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi. Don, ce l'ho fatta anche stavolta. E io ripeto fraternamente, ma perché lo dico a me? E ho il coraggio di dirlo agli altri. Guarda, sono contento. Usa bene il tempo che Dio ti dà ancora, perché tu eri già arrivata al traguardo. Stavi per tagliare il traguardo, ma Dio ha deciso di prendere la linea del traguardo e di spostarla più avanti, ancora di 1, 2, 3 chilometri, lo sa Lui. Però guarda che il traguardo ce l'hai ancora davanti.